nostra fraternità dei piccoli fratelli e sorelle dell'Immacolata è nata nel 2000. Il nostro fondatore è Padre Santo Donato, che è il penitenziere della cattedrale. La fraternità nasce dalla vita fraterna vissuta inizialmente da Padre Santo e da Padre Antonio Carfì a Pellegrina di Bagnara. Nel 2000 arrivarono le prime vocazioni, infatti indichiamo quest'anno proprio come quello di inizio della nostra vita come fraternità. Con l'anno nuovo festeggeremo i 20 anni della fondazione della fraternità. Padre Santo ha sempre avuto un grandissimo amore per l'Immacolata, amore che ha tratto dal grande martire di Auschwitz, San Massimiliano Kolbe, che è l'ispiratore della nostra fraternità. E noi viviamo intensamente questo amore all'Immacolata e questo amore al prossimo che ha spinto Padre Kolbe a dare la propria vita in cambio di quella di un padre di famiglia ad Auschwitz, soprattutto attraverso il carisma della vita fraterna e dell'accoglienza. Noi viviamo intensamente la nostra vita di famiglia, ci teniamo moltissimo, è proprio un sacramento in cui percepiamo la presenza di Dio e la dolcezza dell'Immacolata ed è anche qualcosa che vogliamo trasmettere a tutte le persone che entrano in contatto con noi. Per questo la Madonna ci ha fatto il dono, proprio 10 anni fa, della Cittadella. 2020 festeggeremo anche il 10° anno di fondazione della Cittadella. La Cittadella non è soltanto un bellissimo parco in cui poter pregare, meditare, contemplare la bellezza dello Stretto di Messina. La Cittadella è il nostro carisma, è l'estrinseca azione di quello che portiamo dentro il nostro cuore, questo nostro desiderio di annunciare al mondo l'amore di Dio e l'amore dell'Immacolata. Chiunque viene qui si sente attratto dalla bellezza del posto, dei vari luoghi di preghiera che curiamo. E tutto ci deve ricordare la bellezza di Dio, la bellezza ineffabile del cuore immacolato di Maria. Tutto deve condurre all'amore, alla bellezza, ai valori della vita vera, ai valori della vita eterna. Noi qui viviamo anche il carisma della fraternità, del nostro essere famiglia e chiunque viene qui vogliamo che si senta accolto, come abbracciato dalle mani materne di Maria. Questo è il nostro carisma, questo è quello che proviamo a vivere con la grazia di Dio, con l'aiuto che ci diamo l'un l'altro nella fraternità. E auguriamo a tutti quanti voi di essere famiglia nel cuore di Dio e nel cuore dell'Immacolata. Che si avvicina a noi uomini per portarci la salvezza.
Quel bambinello che contempliamo con le braccia aperte nel presepe ci dice quanto Dio ci ha amato e quanto Dio ci ama, un Dio che ci accoglie, un Dio che ci attende. In questo momento voglio rivolgere un augurio speciale a tutte le famiglie, soprattutto le famiglie che in questo periodo di Natale stanno attraversando tanta sofferenza. In modo particolare voglio rivolgere un augurio ai giovani, penso ai giovani della nostra terra che purtroppo per lavoro, per studio o per altre situazioni sono costretti ad emigrare, a lasciare la nostra terra, bella e amara. Penso ai tanti giovani che sono costretti a partire e che in queste festività probabilmente rientreranno nelle loro famiglie. A loro rivolgo un augurio pieno dal profondo del mio cuore. E soprattutto, ecco, dico, guardate alla più grande speranza che ciascuno di noi ha, e questa speranza ha un nome, è Gesù di Nazareth. Auguri a tutti e un Santo Natale.